Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con un nuovo video sulle mini figure unofficial. Allora, devo confessarvi una cosa. Avevo previsto di far uscire questo video sotto Halloween. È successo però che ci sono stati ritardi con le consegne, ovviamente, e quindi mi sono arrivate circa un mese e mezzo dopo. Quindi pensate un po' quanto ritardo è successo. Pensate che per un certo momento ho creduto che forse non sarebbero più arrivate. Invece sono arrivate le mini figure horror. Consideratelo un video di Halloween, anche se sta uscendo un po' in ritardo, siamo quasi a Natale, è più Natale che Halloween, però dai, ragazzi, apprezzate comunque la mia volontà. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle minifigure dove potete trovare tutte quelle che abbiamo fatto, mentre sotto in descrizione vi lascio i link AliExpress dove potete trovare tutte queste meravigliose minifigure. Ragazzi miei, ci spostiamo sotto, facciamo proprio un salto nell'horror e andiamo a scoprire queste meravigliose minifigure. Allora ragazzi miei, eccoci qui, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minifigure horror, oltre alla decima che poi vi mostrerò a fine video. Io direi di non perdere altro tempo, andiamo a costruire. Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo terminato il montaggio. Come vi sarete di certo accorti, Freddy era un personaggio che avevo già, di conseguenza non l'ho montato in questo video, però
prima di iniziare con i veri e propri personaggi dei film horror, diciamo andiamo a guardare i tre un po' borderline, soprattutto uno borderline, gli altri due diciamo che potrebbero anche esserci. Comunque uno è sicuramente Terminator con il nostro Schwarzenegger, sicuramente non è un film di paura, questo è proprio un film fantascienza 100%, papà di tutti i film di fantascienza, il nostro Arnold, bellissimo. Peraltro vi voglio mostrare che c'è una seconda faccia con il viso di Terminator distrutto. Adesso se riesco a togliere senza fare troppa confusione i capelli, ma mi sa che non ce la farò. Ecco, stanno venendo piano piano. Così vi mostro la seconda testa alternativa, che comprende, eccolo qua, il nostro Terminator. Bellissima, ragazzi, che si vede una parte di metallo con l'occhio rosso, proprio classico questo di Terminator. Devo dirvi, mi piace molto, anche se tuttavia viso classico con gli occhiali da sole, devo dirvi, sono proprio un cult, e quindi insomma mi andava di collezionarlo così. Molto bello comunque Terminator, veramente, anche se come detto diciamo non è proprio un film di paura. La stessa cosa la possiamo dire per Alien e Predator, va bene? Non è un vero e proprio film di paura, anche in questo caso restiamo assolutamente sulla fantascienza, però diciamo che siamo un po' più borderline, perché sicuramente Alien e Predator sono un film un po' più pauroso, soprattutto Alien, quindi diciamo che si può avvicinare un pochino di più a questa serie. Allora iniziamo dal Predator, che è bellissimo, munito di due manine con gli artigli, anche se io ho scelto di non metterli su una proprio per potergli dare la lancia, arma classica. Guardate che bella la maschera, ci sono tutti i capelli rasta, e guardate che bella anche la scultura del vestito, fatta benissimo. Peraltro anche in questo caso non ci riuscirò mai, sarà ce l'abbiamo fatta, si può vedere il volto. Guardate che spettacolo, il classico volto del Predator con le zanne sulla bocca, molto molto carino. La stessa cosa la possiamo assolutamente dire anche per Alien, che peraltro non so se vi siete resi conto, ma nella fase di montaggio mi ero dimenticato di attaccare la mandibola. Vedete, gli permette anche di aprire e chiudere la bocca. Peraltro c'è anche la terza bocca qua sotto, non si vede bene, è un po' buio, ma vi assicuro che c'è anche una bocca interna, la classica terza bocca di Alien, anzi seconda bocca. Comunque carino molto il painting, devo dirvi bella anche la parte fatta con la coda che funge anche da spalle, vedete le spalle come sono pronunciate, la stessa cosa ovviamente per la testa tipica di Alien allungata, devo dirvi anche questa è una super minifigure. Comunque adesso finalmente andiamo a parlare proprio dell'horror al 100%, quindi togliamo i tre diciamo infiltrati e concentriamoci sugli horror movie. Allora io direi di iniziare con Freddy Krueger, che come vi dicevo non l'ho montato in questo video, e probabilmente lui è uno dei più classici, uno veramente dei personaggi più famosi per quanto riguarda il mondo horror. Bellissimo il guanto con l'artiglio classico, guardate il volto sfregiato dal fuoco, il suo classico cappello e il maglione verde e rosso a righe, proprio inconfondibile. Peraltro il painting è veramente buono, perché vedete come le righe sono tremolanti, che vanno proprio a ricordare un maglione, quindi veramente bello il nostro Freddy. Se nominiamo Freddy non possiamo non nominare che la sua nemesi Jason del film Venerdì 13. Peraltro sono stati fatti anche dei film Freddy vs Jason, quindi insomma metterli vicino credo che sia veramente il massimo che possiamo fare. Anche lui, ragazzi, è bellissimo, sia per quanto riguarda il painting dei jeans e della giacca, ma guardate che bello anche il viso con la sua classicissima maschera. Poi, ragazzi, Pennywise nella sua versione più moderna, It, per chi come me è cresciuto con quell'altro che veramente ci ha terrorizzati da bambino. Mi dispiace non aver trovato la sua prima versione, che peraltro è anche quella che mi appartiene di più, per ora era disponibile soltanto questo più moderno, che si riconosce benissimo da questo trucco che proprio colpisce, vedete, gli occhi e va a finire fino al rossetto della bocca. Mi piace questo, devo dirvi, non è che non sono soddisfatto di questa figure, però francamente avrei scelto quello, il primo insomma, quello più classico. Vediamo se uscirà, sicuramente lo recupererò. Anche in questo caso, ragazzi, il painting voto 10, guardate che roba, sembra quasi vestito davvero, quindi veramente super. Dopodiché un altro vero e proprio cult del mondo horror, Scream, ragazzi.
ragazzi, lui c'è stata fatta anche addirittura la parodia con Scary Movie, che da ragazzino mi faceva ridere troppo. Molto bello, anche se devo dirvi che per quanto riguarda il risultato, secondo me qui non è proprio bellissimo, perché come sapete lui praticamente indossa una sorta di tonaca, proprio un vestito molto largo, che qui si perde completamente. Vedete, non sembra, sembra quasi un vestito da ninja questo qui. In realtà io probabilmente gli avrei messo proprio un vestitino simil stoffa, no? Queste cose che fanno la Lego e le minifigure, quindi proprio andare a simulare la veste, vabbè. Quindi in questo caso, insomma, bella la maschera, però il risultato del corpo non mi piace molto. Dopodiché abbiamo la bambola Chucky, anche lui, raga, veramente super famoso. Stiamo parlando veramente dei cult, proprio anni 80-90, di questi film di paura. Guardate com'è bello il vestito, con tutti i disegni di giocattoli, veramente clamoroso lui. Guardate che bello il painting, peraltro, del viso, si vedono proprio tutte le cicatrici. Comunque rimaniamo sui piccolini, ma veramente molto tremendi. Qui abbiamo la bambina dell'esorcista. Questa ha sempre fatto paura in qualsiasi versione, ragazzi, che la sia una minifigure, che sia una bambola, che sia il film, fa sempre troppo paura, il volto deformato al massimo, sicuramente bella. Mi dispiace soltanto che si vede questa riga così esagerata sui capelli, non ho capito perché hanno fatto questa attaccatura dei capelli così evidente. Insomma, quasi si sono un po' persi in un bicchiere d'acqua. Peccato, perché per il resto la figura era ottima. Poi abbiamo Soul, l'enigmista. Questo, diciamo, un film un po' più moderno. Credo che sia uscito una quindicina, ventina d'anni fa. Sicuramente più moderno rispetto a, non so, Chucky o Freddy vs. Jason. Bello anche lui, guardate come è fatto bene il vestito, con questa sorta di smoking, con il papillon rosso. Guardate che belle le guanciotte, no? Con il trucco rosso, con la spirale rossa. Anche lui, ragazzi, so. Diciamo che lui fra i film horror è quello che mi piace di meno, perché è molto splatter e francamente non amo molto lo splatter, preferisco più l'horror classico. Ultima minifigure, ma non ultima. Questa, ragazzi, quando andai al cinema credo che avevo circa 14-15 anni e devo dirvi che mi impressionò il film famoso The Ring, con la cassetta, che peraltro la minifigura è munita anche di cassetta, che se si guardava dopo 7 giorni sarebbe arrivata Samara ad uccidere. Devo dirvi, fa abbastanza paura, seppur però non mi piace per niente la parte posteriore. Insomma, dovevano fare dei capelli che coprivano interamente il personaggio. In questo caso, guardate, insomma, si vede proprio che è un volto bianco. Non è un granché, però insomma, dai, vista da quest'altra parte, con i capelli sugli occhi, sicuramente è buona. Raga, mi raccomando, fatemi sapere come sempre qual è la vostra preferita. Io intanto ve le faccio rientrare tutte, anche quelle che non sarebbero dovute essere forse in questo video. Però dai, ragazzi, non mi andava neanche di stare a fare un video soltanto con 3 minifigure. A questo punto ho fatto tutto uno e le ho messe tutte insieme. Mi raccomando, fatemi sapere qual è la vostra preferita. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like pauroso come tutte queste minifigure. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete comprato anche voi questi pezzi. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link AliExpress per poterle acquistare. Qui da Visio e dalle minifigure horror è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!